Ma le dirò, a livello nazionale noi abbiamo una serie di problemi che sono noti e conosciuti, rispetto ai quali bisogna mettere mano. Primo, c'è un peso dello Stato eccessivo, è un'invadenza della burocrazia ormai inaccettabile, è diventata una macchina che divora se stessa. A volte vengono costituite presso gli enti locali a diversi livelli delle commissioni che debbono studiare come uscire dai vincoli che loro stessi si sono dati. Ecco, per cui questa è la prima questione. La seconda, cioè noi abbiamo un problema, noi Italia ma anche in Europa, che è legato al costo dell'energia. Rispetto alla nostra energia, per le famiglie e per le imprese costa 4 volte quella degli Stati Uniti, a volte 10 volte quella della Cina, e quindi qui io sono convinta che solo un mercato unico dell'energia a livello europeo questo possa essere recuperato. E dopo c'è l'eterno problema del credito. Noi abbiamo bisogno di un paese che sappia sul serio non solo smettere di applicare tasse e ridurre la spesa pubblica in modo da ridurre il debito di questo paese, di dare garanzia agli investitori anche esteri che le regole non cambieranno di giorno in giorno, certezza di regole, facilità per gli imprenditori, mancanza, vincoli burocratici ridotti al minimo. Tutto questo serve per dare gambe alle nostre imprese.